Sono stati annunciati i nuovi giochi del PlayStation Plus per quanto riguarda i tagli premium ed extra e come ogni mese eccoci qui a parlarne un po' per chiacchierare un po' delle cose più significative, più importanti e devo dire un mese tutto sommato interessante nel complesso, sono sempre abbastanza severo nei miei giudizi, questo mese devo dire che da quello che ho visto potrebbe esserci qualcosa un po' per tutti, dunque partirei segnalandovi che arrivano tutti dal 18 giugno, quindi c'è tempo per prepararsi. Allora, partiamo con Extra, ovviamente comprende anche Premium, con Monster Hunter Rise. Ragazzi, questo tanti potrebbero non averlo ancora giocato, perché quando si parla di hunting game, tante persone sono un po' restie dallo spendere cifre a prezzo pieno, perché magari non può essere il mio genere, non lo so, non mi convince, non avete più scuse. Adesso, se avete un abbonamento al Plus, credo che sia l'occasione perfetta per metterci sopra le mani, per rendervi conto se è un genere che può piacervi, anche perché parliamo di un titolo rifinitissimo, solidissimo, che peraltro rappresenta un'ottima occasione per prepararsi a Monster Hunter Wilds, che arriverà tra un anno e passa. Però ecco, potrete in qualche modo comprendere se potrete rientrare nel pubblico che attenderà con ansia il nuovo capitolo della serie. Però ecco, ve lo consiglio perché è un titolo che a me è piaciuto veramente tanto. Io non sono un fan degli hunting game, però ovviamente questo è oggi come oggi possiamo vederlo come il più solido della categoria particolare, per cui dategli un occhio e poi mi saprete dire. Football Manager 2024 Console Edition. Allora, per quanto io sia uno di quelli che considera i manageriali come consigliabili di più su PC, devo dire che all'epoca quando provai il gioco su console non mi dispiacque affatto. È un titolo che è stato rifinito e pensato bene per quanto riguarda l'utilizzo su console, ha tutte le funzioni della versione PC, per cui non è un'esperienza in qualche modo mutilata o limitata rispetto alla controparte più tradizionale, diciamo. E questa versione su console, peraltro, appunto, è giocabilissima col pad. Ci vuole un po' per abituarsi qualora abbiate più dimestichezza con la versione PC, però ecco, in generale è un titolo che può divertirvi, appassionarvi tanto su PC quanto su console. Peraltro, se non sbaglio, dovrebbe esserci anche la piena compatibilità col mouse, ma su questo non garantisco. Credo di sì, però in caso nei commenti qualcuno mi saprà confermare o smentire questa cosa. Poi Crusader Kings 3, ragazzi, allora, questo se amate i prodotti medievali con tutta una serie di dinamiche politiche, strategiche, è un titolo che può azzerarvi la vita sociale. Tenete presente, l'unico problema per alcuni potrebbe essere la mancanza dell'italiano, perché Paradox purtroppo non è molto attenta alle necessità di noi italiani, quantomeno non di tutti gli italiani, non di quelli che non parlano l'inglese, e per un gioco così potrebbe effettivamente essere un enorme ostacolo, anzi un ostacolo insormontabile. Se non capite l'inglese, ragazzi, è inutile anche solamente provarlo, perché vi perdete il 99% del valore dell'opera. Anche perché parliamo di un titolo fatto di intrighi, strategie, attraverso un'evoluzione generazionale della propria casata, diciamo. Per cui è un titolo che sa darti soddisfazioni pari al tempo e all'attenzione che gli dedichi, e di conseguenza la comprensione di quel che accade è fondamentale, imprescindibile aggiungere. Però, cioè, se amate il genere, è una di quelle produzioni che veramente possono farvi male al tempo libero. Ma andiamo avanti, Monster Hunter, buonanotte, Monster Energy Supercross, qui parliamo di motocross, genere completamente diverso, gioco su licenza. Su questo, ragazzi, non mi esprimo perché non lo conosco. Io non sono un amante di motociclismo, tantomeno di motocross, mi è capitato di vederlo ma non saprei giudicare alcunché, quindi non lascio la parola a chi ne sa più di me su questo, però ecco, un gioco in più che... Ecco, queste sono le occasioni, anche per me in primis, di confrontarmi con qualcosa che non conosco, per scoprire un interesse che magari non so manco io di avere, per cui lo scaricherò io in primis per poi magari parlarmene un po' meglio la prossima volta che capiterà di parlare di giochi così. Poi After Us. Allora, ragazzi, After Us è un titolo concettualmente molto interessante, trovate anche uno scopriamo qua sul canale. Un titolo in cui si combatte contro una terra ormai distrutta e in cui si cerca di riportare la natura al centro della situazione. È un titolo che nelle intenzioni, nell'idea di base mi è piaciuto tanto. Purtroppo in termini di gameplay queste meccaniche platform non le ho trovate troppo appaganti. È un titolo che non mi ha divertito, anzi, se ben ricorderete,
fui abbastanza severo nella valutazione, perché non mi ha soddisfatto da un punto di vista puramente ludico. Concettualmente è una perla, l'idea, l'immaginario, la suggestione, spesso e volentieri, però poi palla alla mano non ti dà quello che vorresti, o quantomeno non mi ha dato a me quello che avrei voluto. Quindi provatelo, potrebbe stupirvi, potrebbe comunque convincervi, però nel mio caso non è stato un successo, ecco. Anno 1800 nella sua versione console. Allora, io questo posso garantire per la versione PC, nel senso, Anno è un brand meraviglioso, non vedo l'ora di vedere il prossimo, tant'è appunto ne parlavamo durante la Summer Game Fest, dopo l'Ubisoft Forward, ma Anno 1800 è un titolo meraviglioso che racconta l'era industriale in questo caso, e su PC l'ho trovato straordinario, divertentissimo, appassionante. Su console non l'ho provato, ma immagino abbiano fatto un buon lavoro anche lì, eventualmente chiunque l'abbia giocato. Sarebbe bello che condividesse la propria opinione in merito, però ecco, è un bellissimo gestionale. Avrete modo di fare un sacco di cose e potrete modellare il contesto nella maniera che riterrete più opportuna, per cui gestione, strategia, c'è un po' di tutto, però davvero, se amate il genere, è uno dei brand forse attualmente migliori di Ubisoft e di cui si parla meno, ovviamente, perché è un grande classico che sia così. Poi ragazzi, vabbè, Police Simulator, Patrol Officers. Allora, in vista dell'espansione che sta per arrivare su PC e che penso proprio vi porterò, potrete provare su console quello che vi ho raccontato spesso qui sul canale come l'agente Falco. È un titolo che racconta la vita del poliziotto sotto tanti punti di vista. È un titolo divertente se amate questo tipo di simulazioni, questo tipo di prodotti che vogliono sì replicare le attività reali, ma lo fanno a volte in maniera un po' buffa, un po' bizzarra, e questo gioco mi ha divertito come poche cose al mondo. All'epoca ci sono diversi video che lo testimoniano qua sul canale, quindi eventualmente buttate un occhio perché vi darà un'idea di quello che potete aspettarvi. Su console non l'ho provato, però il gioco in sé è divertente, se apprezzate il tipo. Peraltro l'espansione in arrivo ci porterà sulle autostrade e io già ho paura di quello che potrebbe accadere lì, ma appunto ne parleremo magari più avanti nel corso del mese. Superato questo periodo di fuoco, di annunci, analisi, commenti e cose varie, ci ritorneremo. Poi Far Cry 4, riedizione PlayStation Plus, non capisco che cosa voglia dire, che cosa implichi. Comunque, Far Cry 4, titolo di cui abbiamo parlato tante volte, non credo che sia all'altezza del 3, che per me rimane il più bello sotto tanti punti di vista, però è un titolo sicuramente molto solido. Se amate i Far Cry e non avete giocato questo, ragazzi, sicuramente potrà piacervi, soddisfarvi in pieno. Credo che sia un titolo molto a fuoco nel complesso. Io, ripeto, all'epoca non me lo sono goduto magari tanto quanto avrei voluto, perché ero reduce da un 3 che mi aveva fatto innamorare, e questo non lo vidi alla stessa altezza, però comunque è un titolo solidissimo, che incarna tutto ciò che Far Cry è e tutto ciò che ha reso Far Cry una serie così apprezzata nel corso del tempo. Vorrei capire sto fatto dell'edizione di PlayStation Plus, ma penso non sia niente di rilevante. Poi, Lego Hobbit, Lego gli Incredibili, chiudono l'offerta dell'extra, in questo caso sì, che è il taglio intermedio. Sono due titoli che ricalcano le pellicole di L'Hobbit da una parte e degli Incredibili dall'altra, in chiave appunto più umoristica, più leggera, più scanzonata e ovviamente con un occhio di riguardo alla cooperativa. I giochi, queste rielaborazioni Lego di grandi classici sono sempre rivolte a chi ha modo di condividere con qualcuno le esperienze, però tenete presente che anche giocando da soli possono riservare più di qualche sorriso, anche in virtù, anche e soprattutto in virtù del fatto che vanno poi a raccontare eventi che chiaramente uno dovrebbe già conoscere se si avvicina a questi prodotti, in maniera un po' più così simpatica e leggera. Poi, passando al premium, abbiamo un po' di VR finalmente. Allora, Kayak VR Mirage, un titolo appunto di Kayak. E poco da dire, andrete in kayak, l'ambientazione è sempre molto affascinanti e suggestive, e l'attività si basa appunto sull'uso del kayak. Poi, chiaramente è necessario avere il visore, ma che ve lo dico a fa. Poi Lego Star Wars 2, la trilogia classica, stesso discorso fatto precedentemente, qui appunto a essere rielaborata la trilogia classica di Star Wars, per cui nulla da aggiungere al riguardo. Io questi ragazzi li consiglio sempre tutti perché sono divertenti, leggeri, offrono un sacco di situazioni buffe e simpatiche. Il classico filone di prodotti per staccare e adattissimi tra una cosa seria e l'altra, garantito. Poi Ghost Hunter, questo ragazzi io non me lo ricordo.
voglio essere brutalmente sincero, sapete, io quando so, cioè quando le cose le conosco, ve ne parlo anche approfonditamente, quando non le conosco non faccio finta di conoscerle, quindi Ghost Hunter non me lo ricordo. Vi dico la verità, in questo momento mi limito a raccontarvi che c'è, ma non me lo ricordo e quindi non so dirvi nulla riguardo. Pubblicato leggermente su PlayStation 2, ora migliorato grazie a up-rendering, funzione di riavvolgimento, salvataggio rapido e filtro video personalizzati. Lo vedremo, lo vedremo. E poi si chiude con Daxter, ragazzi, vabbè. Qua, ragazzi, trovo che per gli appassionati di questo tipo di produzioni, Daxter sia irrinunciabile, un'ottima occasione per riscoprirlo anche nel caso in cui l'aveste già giocato all'epoca, cosa che io non mancherò di fare, perché appunto fu tra l'altro lanciato appunto leggermente su PSP e adesso appunto disponibile pure su console fisse. Ragazzi, con questo si chiude, per cui come avete visto, un mese tutto sommato gradevole nel complesso. Io devo dirvi, i tre migliori che ogni tanto mi va insomma di segnalarvi un po' le priorità: Monster Hunter Rise su tutti, Crusader Kings 3 a patto che conosciate l'inglese, e poi vi direi anno 1800 perché è uno dei più raffinati, curati ed eleganti che possiate trovare in circolazione. Ragazzi, a questo punto però la palla passa a voi, fatemi sapere cosa ne pensate, quali scaricherete senz'altro, quali eviterete come la peste, e noi ci vediamo il mese prossimo per la prossima infornata.